Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi proviamo insieme alcune delle ultime novità mascara che sono uscite nell'ultimo periodo. Come sempre, quando testiamo i mascara ci sono anche le clip per vedere proprio l'effetto, perché solo parlarne non è il massimo. Allora, cosa abbiamo di mascara? Abbiamo Benefit Fan Fest e poi abbiamo The False Surreal di Maybelline, Neve Cosmetics Banana Ace, Huda Beauty Icotte Wow, Astra Makeup First Reaction Volume e per finire Clinique Eye Impact Hi-Fi Volume, che sono un po' le ultime uscite. Come vedete anche low cost, prezzi medi, high cost, un po' di tutto, ma iniziamo subito. Il primo di cui vi parlo, ovviamente, dovevo metterlo per primo perché è Neve Cosmetics, questo è il Banana Ace Allusive Late Mascara. Ok, di Neve Cosmetics ho bocciato tanti mascara e voi lo sapete, quindi volevo provare questa novità. Allora, 11,8 ml di prodotto per 14,90 euro. Questo è l'applicatore e la particolarità è proprio che è a banana. Ok, proprio un po' piattino. Dunque, clip. Neve Cosmetics Banana Ace. Eccolo qui. Allora, applicatore molto, molto, molto particolare. Proviamolo. Bisogna fare un attimo di pratica con l'applicatore, ma guardate il risultato. Finalmente avete visto anche voi un mascara di Neve Cosmetics che posso dire mi piace, ma mi piace anche tanto. Cioè, ha un bel effetto proprio ed è non fa grumi ed si vede benissimo la differenza. È bello volume, ma anche lunghezza. La lunghezza che a me piace sempre tantissimo, perché con l'occhio in questo modo un po' incappucciato mi piace che si vedano bene le ciglia. Ha un bel effetto, mi piace tantissimo. Questo assolutamente è mascara di Neve Cosmetics che devo dire, finalmente avete fatto un mascara validissimo. Durante il giorno non si sgretola, si strucca tranquillamente. Come tutti i prodotti di cui vi parlo sempre, io preferisco struccarli con un burro o è un struccante bifasico, proprio al limite. Preferisco comunque il burro struccante perché con l'acqua micellare vado a sfregare troppo, anche se apposita per il make-up occhi. Ma noi andiamo avanti con il prossimo mascara ed andiamo con il Maybelline. Questo è The Falsies Surreal. È questo e andiamo a vedere. Altro tipo di applicatore. Completamente dritto questo caso. Il prezzo 10 ml, 18,50 euro. Adesso in offerta su Douglas a 12,99. Allora, clip. Maybelline Mascara The Falsies Surreal. Applicatore. Però. Due passate, tre passate. Mi sono fermata perché non volevo fosse troppo.
avete visto, questo mi è piaciuto tanto, proprio si vede la differenza, bello nero, bello allungante, dà anche volume perché si vede proprio il volume anche. E stratificare si può tranquillamente, due o tre passate, ha un bellissimo effetto. Oltretutto non crea grumi, non si spezzetta durante il giorno, non si scioglie, mi piace. Maybelline per me è sempre una garanzia e fa, a mio avviso, degli ottimi prodotti. Ma adesso andiamo da un altro mascara. Allora, adesso andiamo con Astra Makeup, quindi andiamo nel low cost con questo che è il First Reaction mascara volumizzante. 12 ore long lasting mascara con olio di argan, pantenolo e olio di ricino. Allora, questo intanto è un pack molto carino. Applicatore, eccolo qui. Allora, il prezzo 8,5 ml, 6,90 euro. Clip. Astra Makeup Mascara First Reaction Volume. Applicatore. Allora, super nero. Guardate qui. Si vede subito. Formula un po' liquida, ma lavoriamola. Due passate, tre passate. Allora, avete visto, è bello nero, cioè nero, si vede bene da volume, da lunghezza, si vede bene la differenza prima o dopo. Avete visto anche che la formula è abbastanza liquida, quindi si va a stendere bene, sì, ma attenzione perché tra una passata e l'altra non va mai a asciugare del tutto. Quindi due, tre passate, sì, di più tende a fare grumi e dopodiché si spezzetta. Probabilmente per il fatto che ha olio d'argan e olio di ricino, che aiuta le ciglia a non spezzarsi loro, però va anche a nutrirle, perché l'olio di ricino è ottimo, però comunque sia non asciuga mai del tutto, tra una passata e l'altra, poi si asciuga e dura tutto il giorno senza spezzettarsi, senza altro, però o aspettate un minuto tra una passata e l'altra, oppure due, tre passate al massimo, poi il massimo lo si stratifica la sera se volete un effetto diverso, però attenzione alle passate. Se ne applicate due o tre per un risultato come avete visto nella clip, non ci sono problemi e comunque è bello nero, quindi dalla prima si vede subito. Sì, mi piace, vale il prezzo, sì, solo questo piccolo accorgimento che però è facilmente risolvibile a mio avviso. Andiamo avanti con il prossimo e cambiamo anche prezzo perché qui andiamo con Huda Beauty Eye Coat Wow, super chiacchierato, ovviamente dovevo provarlo. Andiamo a vedere subito l'applicatore che è effettivamente particolare perché le setole sono cortine, è tutto applicatore, però ha questa leggera formina che è un po'. Ok, allora 10 ml, 24,90 euro. Ma noi andiamo a vedere come si comporta. Huda Beauty, Eye Coat, wow! Così. Eccoci, come al solito. 3 e 4.
Allora, sì, mi è piaciuto tanto. Ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in un mascara. È bello nero, dà volume, dà lunghezza, dura tutto il giorno, non si spezzetta, dura anche se è un pochino lacrima all'occhio, si vede subito la differenza. Mi è stra piaciuto. Effettivamente queste chiacchiere che fosse un prodotto valido, assolutamente promosse. Unica cosa, attenzione perché tre passate sì, quattro passate inizia a fare un po' di grumi. Quindi lavoratelo bene tra una passata e l'altra, ma l'effetto è wow. Effettivamente wow. Sì, li vale tutti e mantiene le promesse. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine. Andiamo con un altro mascara, il penultimo. E andiamo con Benefit Fun Fest. Eccolo qui. Allora, quello che ho io è un 4 grammi che è la mini size e viene 19,90 euro. La più grande 8,5 ml, 31,50 euro. Bellissimo il pack. Questo è l'applicatore. L'applicatore è sempre cl è formato classico. Un po' ricurvo. E andiamo a vedere come si comporta prima di parlarne. Clip. Fun Fest di Benefit, mascara volume, effetto ventaglio. Come sempre, tre. Allora, ecco, mi piace, avete visto che ha un bel effetto, ha un bel risultato, si vede subito la differenza, bello allungante, bello incurvante, e dura tranquillamente tutto il giorno, non si spezzetta, ha la formula un po' corposa ed fa un po' fatica a struccarsi, quindi olio o burro, che è meglio perché aggrappa bene. Se devo dirvi proprio l'unica unica cosa, che è questa formula un po'... molto corposa, cioè è già finito, è già finito. Questo è 3 giorni, ci farò una settimana, proprio una settimana se ho usato tutti i giorni. Quindi quello grande, 10-15 giorni, 31 euro ed è finito se ho usato tutti i giorni. Se invece lo volete usare per alcune occasioni e basta, allora vi consiglio il piccolo perché comunque ha un prezzo minore. Intanto, e poi se per caso si secca, non andate a sprecare prodotto e soldi. In questo caso, usato tutti i giorni, dura davvero poco come quantità, che però non è un fatto di quantità, perché penso di averne altri mini size. Comunque, io utilizzo spesso i mini size, li preferisco perché andando ad aprire tanti mascara ed evito che si secchino perché lo utilizzo in poco tempo. Ma questo davvero è durato poco. Davvero poco. Comunque, andiamo con l'ultimo che anche questo è super chiacchierato. E ci siamo con il Clinique Eye Impact Eye Fi Full Volume Mascara Volume Total. È questo qui e andiamo a vedere l'applicatore che è questo. A pino, a cono? Ok. Prezzo 10 ml. 37,99 euro. Ma andiamo con la clip. Mascara Clinique Eye Impact Eye Fi. Eccolo qui. E questo è l'applicatore. Proviamo a fare un po' di passate. Ok, allora come sempre 3 e 4.
Allora, mascara che mi è piaciuto, fa un bell'effetto, si vede la differenza, e qui c'è un ma, non trovo quel risultato che dicono esserci ed è che fanno vedere. Il risultato che fanno vedere nelle pubblicità, o comunque anche le ragazze che li sponsorizzano, è molto, molto, molto lontano dall'effetto che fa questo mascara. Ovviamente in base al tipo di ciglia, sicuramente, però deve essere simile, non uguale, ma simile, non così tanta differenza. Quindi trovo che chi lo pubblicizzi tenda ad utilizzarlo o in combinazione con altri, oppure non solamente quello, oppure le ciglia con l'estensione, oppure tante altre cose che ci stanno, però non è un effetto reale di questo mascara, che è valido. Sì, funziona, sì, ma ricordiamoci che viene 38 euro e per questo prezzo ne trovo molti altri che fanno la stessa cosa. Funziona, sì, ma non fa i miracoli. Per 38 euro io voglio quasi i miracoli. Allora, abbiamo finito, questa è l'ultima mascara, fatemi sapere voi quale vi è piaciuto di più, quale vi avete provato, se ne avete provati e quale vi è piaciuto, cosa ne pensate. Io continuo a testare i mascara perché sono la cosa più inclusiva che può andare bene per tutti, quindi un correttore ed ha più o meno propensa in base alle persone, un fondotinta in base al tipo di pelle, mentre il mascara bene o male è questo ed è le ciglia sono queste, puoi averle più un effetto prolungato, un effetto prolungante, però bene o male si comporta sempre nello stesso modo. E niente, io come sempre sono stata utile, di avervi tutto per compagnia, di avervi aiutato un po'. Io a questo punto devo bere perché non ne posso più e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!